L'espressione provato ha molto a che vedere con la prova. È stata una prova difficile perché un sindaco che si trova a dover gestire una stagione così complicata, con un'onda di sofferenze così elevate, con problematiche organizzative e gestionali così accentuate. E poi la prova perché io sono stato un sindaco che ha lavorato per 7 anni per riempirla la città, per farla vivere, per chiedere ai cittadini di occupare ogni angolo, ogni spazio urbano. E invece ho dovuto fare esattamente il contrario, cioè ho dovuto chiedere ai miei cittadini di chiudersi nelle case, di non uscire, di non frequentarsi, di non frequentare la nostra città. Quindi è stata una prova, quindi ho provato sentimenti contraddittori. Sentimenti molto contraddittori. Da una parte il dovere di chiedere ai miei cittadini grande rigore e dall'altra la sofferenza di non poter vedere la mia città ancora piena, ancora vissuta. E quindi circolare con l'auto o a piedi dentro una città completamente vuota è davvero un elemento di grande sofferenza per un sindaco. Bene, il dolore è legato al patimento. Al patimento di tante persone che si sono ammalate nelle case e che non avevano un adeguato supporto, erano un po' in solitudine, erano seguiti in remoto dai propri medici di territorio, erano incerti sul da farsi, se andare in ospedale o no, cercavano aiuto, cercavano comprensione e cercavano anche risposte e non sempre le hanno avute. E il dolore soprattutto per tutti coloro che hanno patito negli ospedali un deperimento fisico incredibile, un sentimento di solitudine totale perché non potevano vedere i loro familiari e poi i morti, questa lunga catena di volti, di donne, di uomini che non ci sono più e che hanno rappresentato il nervo anche molto frequentemente dei nostri quartieri, presidenti delle associazioni di volontariato, volontari delle parrocchie, presidenti di associazioni sportive, persone anche che tipiche dei nostri quartieri che non ci sono più e quindi una geografia umana che ci impoverisce, che non troveremo più, che non incroceremo più nella nostra azione, nel nostro lavoro. Ecco, questo sì, questo è stato un grande dolore. Vedere che la città ha risposto, ha reagito in maniera compatta. Non ci siamo divisi, una comunità molto seria, molto composta anche nel dolore, nell'intimità del dolore e molto disponibile. Tantissimi volontari, ragazzi, ragazze, adulti che si sono messi in campo, chi per portare cibo, chi per portare medicine, chi per portare bombole d'ossigeno, chi per fare attività di protezione civile, chi per controllare e presidiare i territori. E poi le tante persone che hanno lavorato nella paura, magari spazzando la città, raccogliendo i rifiuti, facendo la propria attività in un negozio o in un supermercato, gli agenti di polizia locale, le forze di polizia, i medici, gli infermieri, i volontari delle autolettighe, insomma una umanità straordinaria che ci ha consolato, non è che ha consolato solo me, cioè ci ha fatto vedere la parte migliore di noi.